Allora, eccoci qua con Luca Carta, allenatore del Porto Torres. Allora, mister, quando si vincono partite così sui 180 minuti, si chiede anche dove una squadra è stata più forte, da un punto di vista tecnico, fisico, psicologico. Qual è la chiave per leggere questo passaggio del tour? Io penso che Lorani oggi ha giocato senz'altro meglio della partita precedente. Diciamo che hanno tenuto bene. Noi ci abbiamo creduto, ci siamo andati dentro veramente fino all'ultimo secondo, in effetti abbiamo segnato nei tempi così, all'84esimo mi sembra che l'hanno segnato. Per elogiare tutti i ragazzi, che veramente ce l'hanno messa tutta, hanno giocato veramente una buonissima partita. Devo elogiare, come dice il pubblico, perché oggi veramente una partita così di allievi regionali, ha fatto una risposta importante. Un grande pubblico e ci hanno veramente incitato, veramente anche fuori dall'altra parte. A fine partita, nelle interviste che sono state fatte a Urani, lei si diceva fiducioso comunque insomma, di ribaltare il risultato. Come ha preparato la partita in settimana? Che cosa ha chiesto ai suoi ragazzi? Niente, io ho chiesto ai ragazzi di non mollare mai, cioè perché anche loro quando la partita precedente era una squadra che va, nel senso che hanno giocato, sì, hanno fatto, però non ci hanno impressionato. Oggi invece, oggi hanno giocato meglio. Oggi hanno ottenuto, hanno preso anche due attraverso noi, ma anche loro alla fine potevano fare, potevano fare il pari. Ma una gara, una bellissima partita tra due parti. Tra due squadre equilibrate, sì, adesso sì. Le semifinali arriva la Torres 2000, non so se la conoscete, la certo, già... che squadra è, che partita si aspetta? La Torres è una bella squadra, è lì per battere la Torres, ci vuole il doppio dell'impegno. Bisogna essere inquadrati veramente, ma veramente cioè, non ci sono errori. Cioè, per la Torres, fare errori con la Torres vuol dire subire. Con la squadra, la Torres è detto una bella squadra, per ammetterlo, no, noi l'abbiamo battuta così al ritorno, però per battere la Torres ci abbiamo messo totale impegno, non abbiamo fatto un errore in quella partita, non abbiamo fatto un errore. L'abbiamo segnato anche lì all'ultimo minuto, perché? Perché veramente quando ce la mettiamo, cioè vogliamo vincere, ci riusciamo. Certo. Questo devo leggere ragazzi, tutti, perché non basta solo avere gli 11 in campo, bisogna avere i 18, quelli che giocano poco, quelli che purtroppo si possono anche lamentare, però 5 minuti, 10 minuti a noi quest'anno, questi ragazzi, quelli che sono entrati dopo, hanno risolto veramente delle partite. Quindi della stessa maniera hanno risolto la partita, perché sono entrati i ragazzi anche del 93. Sicuramente. Certo. Va bene, allora noi ringraziamo il tecnico Luca Carta, in bocca al lupo per questa doppia sfida con la Torres. Grazie.